vita. Fattoria di Bigots. Stare attenti alle cacche qua per mettere il pannello. Oppa. Indovinate quanti watt sta rendendo il pannello da 200 watt? Indovinate con questo sole? 3, 2, 1. Avete indovinato? Sta rendendo esattamente 172 watt su 200. Quindi direi tanta roba. Allora, fanciulli, siamo qua per Dagliana, stiamo preparando un attimino la postazione, diciamo, fuoco, falò. Intanto continuano a sparare qua vicino. E nulla, spero si senta qualcosa. Abbiamo un microfono con il gatto morto, però tira un botto di vento. Dicevo che stiamo iniziando a organizzare la postazione per il falò, stiamo pulendo un pochettino. Veronichita ha tolto un po' di caccotte che c'erano qua e là. Ora prendiamo le pietre perché cerchiamo di fare un braciere bello strutturato di modo che sia riparato dal vento. Poi metteremo ovviamente il camper di Manu. Di Manu di Vado Col Paese che sta per arrivare adesso, tra poco. Lo metteremo qua a riparare un pochettino il vento e via. Mai mi sarei immaginata che al mio compleanno toglievo la merda, ma potrebbe essere di buon auspicio. Esatto. Togli la merda prima dei tuoi 30 anni. C'è chi va a fare la spesa, chi va a raccogliere i sassi per fare un falò. Thank you.
Ok fanciulli, Manu sta per arrivare e intanto ci sono due cavalli selvaggi, quelli che ho fotografato stamattina, anzi tre, c'è un altro laggiù. Proprio sono arrivati qua di nuovo vicinissimi a Bigods, ma sono di una bellezza disarmante, disarmante, veramente spettacolari. Vabbè, stamattina c'era una luce pazzesca, avete visto, era tutto rosa a un certo punto, sia per Dagliana che i cavalli, bellissimi. Adesso sta per arrivare, poi andiamo a far legna. C'è anche Pedro dietro, eh? Sì, arrivano amici. Sono anche vostri amici. Sì, sì. Adesso arrivano, stanno per arrivare, sono proprio lì. Effettivamente non avevo ancora mangiato di oggi. Manu mi fa, sono sconcertato dalla bellezza di questo posto. Effettivamente fa questo effetto Pardagliana. Assolutamente sì. Ciao piccoli. Andarsene via, prendere e sparire, poi non tornare più. Brucia, brucia via da qui, brucia da questa vita e non tornare più. Via, 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 andarsene via, prendere e sparire, poi non brucia, brucia via da me, lascia la polvere e il profumo di te. Come li date ragazzi, come li date? Bravi, bravi, mi gasata a scoprire questi posti assurdi. Belli, belli, belli. Bello, bello. Cardagliana. Allora domani mattina vedrà. No, domani. Ma se cioè io domani me la voglio godere con quella giornata, non voglio rompere. Ma quando siamo saliti, a parte il vostro camper verde, fotograficamente in questi posti, cioè la paletta perfetta. Ho fatto 500 cose, stavo a cascare di Ma ce ne farai vedere. E che avevo un matto per le storie. Ti ho fatto vedere questo della prova. E che ogni notte la migliore. Baci a stampo e gli occhi verdi, gialli e blu, tramonti e musi, dalla piazza di
fin lassù. E questo odore per le strade, la primavera che fa estate, le sorrisi e sinergie. Cioè no, ad arrivare non tanto, perché segreti e fantasie, mi bacia in bocca, gli occhi chiusi, c'è questo demone che ha voglia di danzare, mi guarderò dormire un po' che uscirò. Mi bacia in bocca e i tuoi occhi chiusi, i tuoi occhi chiusi, demone che ha voglia di danzare. Vediamo. Ma c'è un numero come faceva Gringo per farci portare la linea vicino il gas? Perdo domani. Davvero? Sta piovendo. Ora. Sono mezzanotte. 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 Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Veronica. Tanti auguri a te. Tanti auguri grazie. Ora la mangiamo anche. Nessuno mi aveva mai cantato la canzoncina di buon compleanno in una montagna immersi nella cacca di vacca. Mamma mia, tanta roba. Tanta roba.